abbandonato? È mai possibile? Era un paziente che doveva essere osservato in continuazione e non abbandonato nella saletta della stanteria. Ulteriore dato che emerge dalla documentazione è un'ulteriore incongruenza. Il paziente alle 7.45 viene assistito da un'equipe di rianimazione che provvede poi all'intubazione orotracheale e all'aspirazione di questo litro di liquido muco purulento, e abbiamo un dato in cui viene riferito che il paziente era tranquillo, che il paziente era collaborante. Questo dato è assolutamente inverosimile, perché il paziente era già in un'insufficienza respiratoria grave, era in un'insufficienza respiratoria severissima. Quindi che una persona possa essere tranquilla in uno stato di questo genere appare decisamente inverosimile. Il paziente alle 7.45, assistito da un'equipe medica di rianimazione, è stato intubato ed era collaborante. Così è riportato tra le carte. Era in uno stato collaborante? In uno stato di insufficienza respiratoria grave e severissima? E noi siamo stati all'ospedale di Biancavilla, dove la nostra curiosità è stata attratta da un cartello che indicava euro 13.473.000. E la sala rianimazione? E siamo stati dal dottor Ciaramidaro, responsabile del reparto di rianimazione del piccolo ospedale di Biancavilla. Buongiorno, cercavamo, buongiorno, dirigente sanitario, buongiorno. Sì, grazie. Buongiorno, sono dottor Scuderi, programma televisivo L'Indiscreto. In questo ospedale manca la divisione della rianimazione. Sì. Secondo lei sarebbe utile averla? Ma già è in programma, cioè il nuovo piano sanitario lo prevede. Da quanto tempo è in programma? È in programma quando hanno fatto il piano sanitario regionale, il primo piano sanitario regionale. Quindi se noi andassimo alla regione a chiedere magari qual è la data, magari per capire un po' qual è il periodo. Sicuramente sì. Da delle more sono successe delle vicende qui dove magari sarebbe stato opportuno avere, diciamo, questo dipartimento della rianimazione. Il problema è che succede in tutta la Sicilia perché i posti sono pochi, quindi come succede negli altri ospedali dove non c'è rianimazione. Ci sono stati dei casi di decesso in questo periodo, magari no, a causa della mancanza della rianimazione? No, anche perché noi interveniamo rapidamente portando i pazienti verso posti di rianimazione dei centri di Catania, naturalmente con un pochino di problemi che si vengono a creare. Quali sono i metodi del suo dire rapidamente? Cioè come vengono spostati nell'estrema urgenza, secondo lei? Con l'ambulanza attrezzata e l'anestesista a bordo, naturalmente il rianimatore a bordo, oppure con l'elisoccorso. C'è una l'elipista qua vicino? L'elipista è molto vicina, ce n'è una già attrezzata nel campo
di calcio. Qua vicino non conosciamo la zona. Senta, ma quindi possiamo dire con serenità che magari c'è in programma di realizzare qui la rianimazione? C'è in programma di una rianimazione con 8 posti letto. Lei da quanto tempo è qui, esercita la tua professione? 25 anni. Nel ruolo di? Io sono il primario di anestesia. Quindi conosce bene i fatti, diciamo, un po', c'è un discorso di monitoraggio abbastanza attento da parte sua. Sì, certo, lo conosco bene. Le risulta il caso del decesso di Carmelo Viaggio l'anno scorso? Era un finanziere. Non conosco il caso. È stato un caso qui su tutti i giornali. No, ma su questo io non posso rilasciare niente perché non conosco personalmente il caso. Lei non ha letto tutti i giornali d'Italia che hanno parlato di questo caso? Assolutamente no, assolutamente no. Lei legge tutti i giornali, anche online comunque, dottore? Certe volte sì, certe volte no, comunque non conosco il caso. Non conosce il caso di Carmelo Viaggio? Assolutamente, non so neanche chi sia, non so neanche chi sia. Quindi lei non conosce questo fatto che gli abbiamo detto, Carmelo Viaggio, non era scritto in tutti i giornali, che è deceduto... Nel dirmi è deceduto per il fatto che magari non c'era l'anestesia, non c'era la sala rianimazione per questo. No, non è questo il problema, non saprei che cosa dire, quindi è inutile che lei mi chieda una cosa del genere. Va bene? No, ma il punto era questo, se occorre la rianimazione. La rianimazione in pratica occorre. È un discorso, occorre perché occorre negli ospedali, perché i posti letto sono... scarsi in Sicilia da un punto di vista numerico, e l'assessore si sta premurando a far sì che in pratica vengano aumentati i posti letto di rianimazione, e qui è previsto una terapia intensiva rianimatoria con 8 posti letto. Mi scusi, secondo la tua illuminata esperienza, il debito d'ossigeno al cervello quanto tempo? A secondo di che cosa? Quanti minuti? Uno, due, tre? Il cervello in pratica è un organo molto labile, quindi con apporto minore di ossigeno soffre. I minuti non li possiamo stabilire, li stabilisce il nostro Signore. Una casistica? Casistica in che senso? Di quanti minuti occorrono? Ma sa, posso dire che ci sono dei cervelli che in pratica, anche se hanno sofferenza, poi in effetti si risvegliano regolarmente in pratica i pazienti, quindi non possiamo fare, ci vogliono 10 minuti. Una casistica. Ma non c'è casistica in questi casi, mi dispiace, non rispondo a questa domanda perché non è una domanda che mi pone in un modo errato, ecco. D'accordo, allora noi le auguriamo un buon lavoro. Speriamo che questo ospedale sia fornito della rianimazione, perché può salvare molte vite. Sì. Allora, ascolti, sì. Lei ha fatto una cosa che non doveva fare, va bene? Mi dispiace. Parli con me. No, non c'è bisogno. Spenga il microfono. Lei non può dirci questo. Non può. Intanto la salutiamo. No, lei è stato poco sì, barbaro. D'accordo. Vabbè. La salutiamo. Lei chiama? Diceva? Che cosa? Lei ha detto, stava chiamando? Io posso anche chiamare la mia direzione generale. D'accordo. Pratica... Va bene. Il programma L'Indiscreto, d'accordo? Avete fatto un qualcosa che non è... La ringrazio. No, prego. Non c'è bisogno che... Noi ce ne stiamo andando, buona giornata, grazie. Eventualmente gli abbiamo detto chi siamo. Grazie, poi devi faremo sapere quando andremo in onda. Grazie, andiamo. Direzione sanitaria, l'ospedale di Biancavilla. Avete già visto che cosa, quali sono state le risposte? Non conoscono il caso di Carmelo Viaggio. Il decesso di Carmelo Viaggio, a dire del dottore con cui abbiamo parlato poc'anzi, non è conosciuto, nonostante sia stato riportato in più organi di informazione, e questo naturalmente ci inquieta. Il dottore non voleva essere ripreso, evidentemente forse magari non era molto sicuro di quello che ci ha dichiarato, questo è un interrogativo. Il dottor Ciaravitaro, responsabile della rianimazione, non è a conoscenza che il signor Carmelo Viaggio sia passato da lì, nel suo ospedale, neanche se fosse l'ospedale di Boston, con 10.000 posti letto. Già, e chi darà risposta a questi interrogativi? Non c'era molta affluenza quella notte all'ospedale di Biancavilla, ma... Soltanto quando la signora Mirabella è andata disperata dal medico del pronto soccorso a dirgli che il marito aveva dei gravi problemi respiratori, allora si sono finalmente attivati e hanno attivato le procedure di emergenza, quando però era già tardi.
Mio marito aveva una sudorazione eccessiva, io avevo della carta assorbente nelle mani e gli asciugavo sempre la fronte, ma non era una sudorazione normale, era una sudorazione eccessiva. In Mary, questo modo, ma realmente... tu ti sei accorta di una particolare folla di persone, affluenza di persone che non permettessero in qualche modo agli infermieri di soccorrere tuo marito, di monitorarlo? Il caso ha voluto che quella notte al pronto soccorso c'era solo mio marito, quindi potevano essere più attenti e potevano vigilarlo meglio, perché comunque non c'era nessuno, non erano impegnati a fare altro, ecco. Non c'era molta affluenza quella notte all'ospedale di Biancavilla. Il paziente rimane nella stenteria troppo tempo, non si rendono conto non riescono a effettuare una corretta diagnosi, e quando purtroppo il soggetto alle ore 7:40, quindi molto tempo dopo, circa 3 ore dopo l'ingresso in pronto soccorso, entra in crisi respiratoria, si decide il trasferimento tramite 118 a un altro ospedale, in particolar modo all'ospedale di Caltagirone, anziché in quello più vicino di Catania. Non respiro più. Queste sono state le ultime parole di Carmelo Viaggio. E il dispositivo per il trasferimento in altro ospedale si sarebbe attivato solo grazie alla moglie. Mio marito, che stava veramente male, mi ha detto: non respiro più. Avevo l'ultimo filo di voce che gli era rimasto, riesce a dirmi: non respiro più. Se non ci fossi stata io nella stanza del pronto soccorso, io credo che mio marito non veniva neanche intubato, perché penso che non ci sarebbe stato più neanche il tempo di intubarlo. Invece poi alla fine lo intubano. A questo punto mio marito ritorna nella stanza del pronto soccorso e naturalmente lì è evidente che la situazione diventa da codice rosso, naturalmente. Io sono rimasta lì, ho assistito a tutte le fasi. Ho notato che praticamente la macchina dei soccorsi reale si è attivata in quel momento. Allora io mi chiedo se alle 4:42 i polmoni di mio marito erano in perfetta salute, alle 4:42 sono in perfetta salute. Qualcuno mi deve spiegare come mai alle 11:15 mio marito muore per polmonite. E come mai, Mary, è stato tuo marito, Carmelo, è stato portato all'ospedale di Caltagirone e non in quello più vicino del Cannizzaro di Catania, che tra l'altro sappiamo essere un centro specializzato proprio nella problematica polmonare, che è quella che insomma abbiamo riscontrato essere la vera causa delle condizioni di salute di tuo marito. E anche lì naturalmente non so cosa sia successo, non c'era posto. Quindi non c'era posto, bisognava trasferirla a Caltagirone. Naturalmente anche lì c'è un'enorme perdita di tempo, perché non lo sappiamo se mio marito, invece che arrivare a Caltagirone, fosse arrivato a Catania. Alla fine, quando si sta per perdere la vita, ogni minuto è prezioso. Io realmente non so il tempo che ci è voluto da Biancavilla ad arrivare a Caltagirone, sicuramente non era la stessa cosa che portarlo a Catania. Ce ne volesse per arrivare a Catania. Molto tempo per il trasferimento e posti letti pieni a Catania. Ma andiamo a cercare la pista dell'elisoccorso di cui faceva cenno il dottor Ciaramidaro. Buongiorno, scusate, l'elisoccorso, dov'è la pista dell'elisoccorso? Buongiorno, dottore. 5 minuti, 7 minuti, 10 minuti? 5 minuti? 10 minuti, grazie. Quindi qua non è mai esistita. Quindi non c'è sta pista dell'elisoccorso, ci hanno detto una fesseria. È ad Adrano, 5 minuti di strada, si può anche morire in 5 minuti forse? Da Biancavilla siamo venuti ad Adrano, dove qui ad Adrano c'è l'elipista, e quindi non vicino all'ospedale di Biancavilla. Ora immaginate un soggetto che è in gravissima crisi respiratoria, perché ha circa un litro di pus nei polmoni e quindi è anche cianotico, non riesce a trovare l'ossigeno nemmeno per parlare, che anziché andare in un ospedale molto vicino, Catania dista solamente 35 minuti, 16 km dall'ospedale di Biancavilla, si decide di trasportarlo non su quattro ruote ma con elicottero per un ospedale che dista 90 km anziché 16 km, con un tempo di percorrenza circa di 1:30. Infatti il paziente, dalla chiamata al 118 all'arrivo all'ospedale di Caltagirone, passeranno circa 1:30.
Tra l'altro, come è risaputo, l'ospedale di Biancavilla non possiede un elisoccorso e quindi il soggetto viene trasportato a 5 km di distanza presso un campo sportivo in piena crisi respiratoria per prendere un elicottero. Ecco, a nostro modo di vedere, le responsabilità della rete ospedaliera, anche dei responsabili del 118, potrebbero emergere in maniera palese. Io ritengo, in questo caso come in altri casi, ritengo che la rete ospedaliera siciliana vada ampiamente rivista. Ritengo che un ospedale come quello di Biancavilla, che non è preparato per fronteggiare delle simili emergenze, sia meglio chiuderlo e che non debba essere difeso a ogni costo dal politico di turno che deve in qualche modo salvare 20 o 30 voti. Perché tenere aperto un ospedale come quello di Biancavilla, che sostanzialmente è un stanzetta con pochissimo personale medico, anzi con un solo medico presente durante la notte, senza la struttura necessaria a fronteggiare l'emergenza, io penso che sia un'indicazione non verso un pronto soccorso, ma un'indicazione verso un cimitero. Quindi a questo punto, se non ci fosse stato il pronto soccorso di Biancavilla e il soggetto fosse stato trasportato direttamente in un ospedale di Catania preparato per fronteggiare questa emergenza, probabilmente avrebbero capito prima e meglio quello che si doveva fare. In ogni caso è evidente che deve essere attenzionata anche la materia del 118, così come lo è, devo dire, perché le linee guida della Regione Siciliana ne parlano in maniera chiara. Al di là della presenza di un posto letto in un ospedale, deve il medico del pronto soccorso verificare quali sono le condizioni reali di un paziente e quindi deve andare oltre la presenza di un posto letto. Deve essere portato nel più vicino pronto soccorso che sia idoneo a salvargli la vita. Non bisogna fare calcoli di posti letto, chiamiamo qual è il mezzo di trasporto, non c'è l'elisoccorso. Questi calcoli sono a danno della popolazione siciliana. Credo che su questo ci siano delle responsabilità gravi. Un'ora e trenta di viaggio dal Cannizzaro a Caltagirone, è tanto? È poco? Non sappiamo rispondere. Mio marito poi è deceduto all'ospedale di Caltagirone, dove poi è stato trasferito in elisoccorso, è deceduto per una polmonite. E su questo preciso fatto ci ritorneremo, perché l'indiscreto non lascia mai le cose a metà. Potete scriverci per i vostri commenti all'indirizzo in sovraimpressione e ricordo che se qualcuno ha qualcosa da dire, noi comunque siamo sempre qua. Alla prossima.